Ciao, buona domenica a tutti. Molto velocemente andremo a leggere le poesie della settimana. Vi invito a iscrivervi a questo canale, lasciamo un commento in iscrizione e un mi piace. E niente, di seguirmi in pagine social, soprattutto Instagram, che uso più di tutti. Ormai faccio parte di un gruppo che si chiama Artacentrismo, vi invito a seguire anche voi, anche se alla fine ci sono più persone che mi seguono su Instagram che su YouTube, quindi alla fine. Andiamo a vedere. Allora, per fortuna sono i podcast le cose più visualizzate ultimamente. Quindi, ok. Poesia della settimana non finisce mai niente sul blog. Lascio tutto il link in descrizione. Forse nella vita non finisce mai niente. Ogni sentimento che abbiamo provato non smette di esistere. Forse non smetteremo mai di voler bene a chi avevamo dato il cuore. Certi desideri non finiranno mai. Alla fine troviamo qualche sostituzione o qualcosa di meglio. Ma nel cuore sopravvive il desiderio. Forse nella vita gli amori non finiscono mai. Restano dentro di noi. E faranno sempre parte di quello che ci hanno fatto diventare. La speranza alla fine può darsi che sopravvive. Non si smette mai di voler rivedere qualcuno, di sperare che ci si possa perdonare in un giorno tanto lontano quanto utopico. Esatto. Andiamo su Instagram a vedere magari qual è stata la poesia che ho ricevuto con più like, sì. Beh, direi bene, bene, proprio questa qua con 51 like, sì. Che bisogno di nessuno. Posso farcela da solo. Comunque posso risolvere le cose senza bisogno di nessuno per troppo tempo. Senza bisogno di nessuno, appunto. Per troppo tempo forse ho avuto necessità di qualcosa. Ma oggi capisco che a volte si è dipendenti dagli altri. L'autonomia è difficile. Così come può esserlo scindere tutte le cose umane, l'amicizia, come l'amore, ha diverse sfaccettature. A volte però viviamo nella voglia di dimostrare e mostrare qualcosa. Dovremmo essere più semplici, spontanei, rompere un po' meno i coglioni, questo non fa parte della poesia, ma a non pensarci troppo a cosa tenere, a cosa potrebbe essere perso. Siamo forti, siamo attenti, conosciamo i stessi, così che possiamo dire di non aver bisogno di nessuno. Tra parentesi, questo è un autoconsiglio che mi do, perché diciamo che le ultime serate voglio stare dove stampo per cacchi miei. Punch of the week, we're fine, they tell us to do more, but I think sometimes you have to hold your skills before moving to the new ones. Before doing more, like when you train, it does not mean that you always have to do more. Sometimes even improve what you already do is a step forward. Refine the way you do things before trying to make new ones. After all, we are in a world they make us space immediately, from one thing to another, without thinking too much about it. We find our things in this way, you become better. And I try to do with the things I do, writing my poems and showing you who I am. Who I am. Very perfect. This is the thing, my brothers and sisters, oh, and our sisters. My dears, this is it. Subscribe to this channel, please leave a like and a comment, and see you all next week. E ci vediamo la prossima settimana. Poi la settimana, tra parentesi, ho in mente di fare delle innovazioni. Quasi quasi voglio portare a ruota la domenica
e portare un nuovo podcast e spostare di nuovo le cose, lo so, c'è sempre un sacco di idee e anche cambiare alcune cose, ecco. Ho scritto il volante e decidi di mutarsi. Bene, molto bene, anche perché ci sono cose finite, quindi bisogna farne di nuove. Ok, buona domenica, alle 5 credo di, vediamo se me la fido, di scrivere il nuovo puntato della miccia, mi comando a puntare. Forse certe cose bisogna farle prima, ecco. Vabbè, buona giornata a tutti, buona domenica a tutti, ci vediamo settimana prossima. Yeah!